Ti dicono, sei un prete, vero? Dico sì, gli ho detto, oggi è domenica, volete il messa, vero? Dice sì, c'è un problema, spogliati via con noi a dire messa. Quando volevano unire una persona, e chi c'era? Dovevi assistere, guardare quello che fare, era un monito, un esempio. Così piano piano andiamo vicino a una specie di piscina che c'erano loro perché stavano donne pure vestite da tedeschi, si appropriavano, ridevano, scherzavano. E lo buttavano in piscina. Di messa li facevano. Allora cercava di aggrapparsi, andare messo di qua, di là. Ogni tanto ci guardavano, lo dovevi fissare, fissare, fissare. E fino a un po' che è morto. Io una sera vado dal mio amico e gli dico, senti Tasca, io sono bravo. Tutti i giorni vedo a fuoco le persone, si divertono. Ma quando vedi un sacerdote, uno, sarà che io l'ho visti tanti dei preti quando ero ragazzo, stavo bene. Come si fa un cristiano a uccidere un sacerdote così? E lui mi risponde, ma quale cristiano? Sarà un po' di cristiani, ci saranno in Germania, però loro sono pagani. E che è pagani? Ah, non so nemmeno io. Loro cristiani non sono di sicuro. E come te in Italia ci stanno i cristiani, però te sei ebreo, no? Un po' di ebreo. E lo stesso loro saranno un po' di cristiani. La religione quella è questa. Perciò è la stessa cosa che loro. Anzi, un giorno, purtroppo, io fisicamente ho avuto delle botte tremende perché avevano mandato su una stazione, era scoperti i vagoni, però era costeggiava su un burrone, non si poteva aprire, devo prendere questi massi, buttarli di sotto. Era stata una quindicina di giorni, fa sempre tutto lavoro, però un giorno non ero rimasto un po' in ufficio più. Ma arriva il tedesco e mi dice, dimmi un po' una cosa, fra poco andiamo via, ma non li finisci. Penso che no, non la faccio più. È venuto, stavano ancora lì, mi dà un sacco di botte, mi rompe un timpano, perché il sangue da orecchio esce da... C'ho il naso qui, che non è dritto, un po' torto. C'ho la testa che voi vedete, ma ce l'ho tutta spaccata, perché mi ha dato tante di quelle botte, ero insanguinato. E mi prende il numero. E dico, tanto sono un po' di mesi che sto qui, se sta vita quanto durerà. Il numero significava che andavi in forni crepatoria. Chissà perché. Perché prima di entrare in blocco, quando ritornavi dal lavoro, stavamo tutti di fuori, in fila, aspettare il tedesco. Questo veniva tutti i giorni. Così che quando arrivava il tedesco, si avvicinava, improvviso ti faceva così. Se crollavi soltanto che barcollavi, ti prendeva il numero e già sapevi che domani ti venivano a prendere e andavi da quella ragazza. C'era chi non ci aveva coraggio e allora prendeva e si buttava due serie di colate. E come mi aveva detto quel mio amico, guarda Alberto, forse lo diranno pure a te. Prima da mangiare questa razione, che stanno che devono morire, loro ti danno la razione di pane, basta che tu gli dai una spinta all'improvviso, che loro non hanno il coraggio da buttarci. Dico io, ma che scherzo, se c'è fame, no, guarda, io posso avere la fame che vuole, io non ammazzo una persona, quel pezzo di pane, se ne frega, morirò pure io, ma stai tranquillo che io l'educazione e l'istruzione mi hanno dato per ammazzare una persona in quella maniera. Posso farlo altri che staranno anni, che stanno qui, l'hanno fatto purtroppo.
tanto sapevo che doveva morire. Così che mi metto in fila, inaspettatamente non era quello che mi aveva dato tante volte, era un altro. E sento che fa, ferro fru, si ha in dico io, mi fa com. Vieni, mi mette davanti il rigola di mezzo metro con l'alta tensione e due anni di dietro e mi fa il segno così, cioè, ora. Era una punizione perché fisicamente ancora potevo lavorare e preferiva darmi una punizione. E due ero tante. Voi ci credete come sono riuscito? Sono riuscito prima perché il medico mi ha detto qualcuno dovrà pure raccontare. Però io, essendo un ragazzo, andavo dietro, andavo a giocare a pallone, mi ricordavo le sfide che avevamo fatto, i gol che io segnavo, mi ero dedicato proprio perché neanche avevo l'orologio che potevo guardare ho fatto. Così, tanto devo morire, ho poi i cani, ho lì. E pensavo sempre che perlomeno non è stato bene in quei tempi. Poi mi sento chiamare, mi dice, 2 ore sono passati, vai. E già, avevo visto già proprio tanto. Ma non avevo visto proprio niente in confronto